Ogni tanto anche gli scoiattolini fanno casino, eh? Sì, ma un po' allora, di casino non fa mai male. Ma giusto. Panini allora, al burro. Oggi facciamo i panini al burro. Dei panini meravigliosi che io ho assaggiato a Messina, perché ricordano cioè, un po' i panini certo. messinesi, no? Quelli proprio al burro. Allora, che cosa ci serve? Abbiamo 800 grammi di farina tipo zero e 200 grammi di semola di grano duro. Allora, iniziamo con la semola di grano duro, i 200 grammi di semola di grano duro, che andiamo a premiscelare con 100 grammi d'acqua. Facciamo quella che viene chiamata autolisi, che con il grano duro io consiglio sempre. Che cosa significa? Il grano duro ha un glutine più tenace e meno estensibile. Facendo questo pre-miscelazione, non è un vero impasto, quindi con una parte della farina e il 50% di acqua, e lasciato riposare questo preimpastino, dobbiamo lasciarlo riposare per circa 30 minuti, riusciamo a rendere più estensibile il glutine del grano duro, che invece estensibile non è. Quindi cosa facciamo? Passato questo tempo andiamo a prendere la nostra miscelazione di grano duro e acqua, andiamo ad inserirla negli 800 grammi di farina tipo zero. Ricordiamo, una farina tipo zero che abbia almeno 12 grammi di proteine. Io lo dico sempre perché così almeno non ci sbagliamo, anche per avere poi una consistenza giusta. Andiamo ad aggiungere ancora l'acqua totale sono 400 grammi, il nostro lievito di birra, che sono 15 grammi, eccolo qua, e iniziamo ad andare a impastare, e poi tra pochissimo andiamo a mettere le uova, che sono 120 grammi. È molto interessante la storia, ti ho portato anche un po' in Sicilia, no? Come ti dicevo, con questi panini al burro che io ho mangiato a Messina e che vendono nei sacchetti anche, certo. che si conservano. Proprio perché andiamo proprio a ritrovare un po' la storia del perché del burro e anche un po' della cucina francese in Sicilia, no? Perché tu sai che, l'abbiamo già detto quando avevamo fatto la pizza parigina, no? Che Ferdinando I di Borbone sposa Maria Carolina d'Austria, che era la sorella della regina francese. E quindi in Sicilia, in tutto il regno borbonico delle due Sicilie, si porta i cuochi francesi, che iniziano a introdurre il burro, le preparazioni francesi, nella cucina siciliana. Pensiamo anche alla brioche siciliana, no? Che certo. è ormai uno dei pilastri della pasticceria italiana, e non solo, ma deriva un po' dalla cucina francese. Infatti poi si introduce la figura dei monsieur, io lo dico alla piemontese, ma che deriva da monsieur, che praticamente vabbè, piemontese, francese. Esatto. Che entrava in voga nelle famiglie nobili siciliane, per imitare un po' la regina, avere il cuoco francese in casa, e che quindi cucinava alla maniera francese, no? Anche gli arancini e le arancine al burro sono anche un po' una commistione dei due sapori. Intanto ho aggiunto le uova. Continuiamo ad impastare. Certo che è anche comodo avere un panettiere in casa, un certo. panificatore in casa. Ma no? Guarda, ti devo dire una cosa bellissima. L'Italia da un po' di anni sta cambiando. Abbiamo tantissimi home baker a casa che stanno facendo il pane. Davvero. Uomini, donne e bambini. E soprattutto nonni e nonne anche. Io ricevo delle foto bellissime da tutte le persone che ci seguono, che fanno veramente dei pani meravigliosi Io a casa. Io spero sempre che si ritorni un po', no? A rivalutare un po' il nucleo della famiglia, il fatto di stare insieme, dell'impastare insieme, che ci si rilassi un po' come il pane, capito? Esattamente. Perché credo ne abbiamo molto bisogno, perché vedo tanta, quello come che dire, sto tanta credine in giro, no? Esatto. E non ne vale la pena, tanto siamo tutti sulla stessa barca. Avanti. Ma veramente, siamo tutti sulla stessa barca. Io vedo adesso queste fazioni di qualunque tipo, rilassiamoci un po', che tanto esatto. la vita è una e quindi... Quello che sto facendo è terapeutico. Hai Quando ragione, ti metti a impastare vero. Con le mani. No, e poi pensi, capito? E poi pensi a queste cose. E poi dici, pensi no, a queste. Dai, e capisci le priorità della vita, no? Esatto. Che spesso dai delle priorità a delle cose che poi in realtà. Sembra che importanti ci siamo dimenticati tutto. Sì. Noi abbiamo la memoria corta. Quindi, dopo pochi minuti, vedi che sto impastando, perché è un impasto abbastanza duro subito, ma che poi attraverso il roux che metto adesso. Quindi, ho fatto 150 grammi di burro, l'ho fatto semplicemente ammorbidire, e ho messo poi, quando il burro era morbido, 50 grammi di farina tipo zero, e lo faccio raffreddare. Vedi che è una consistenza abbastanza liquida. Lo faccio raffreddare e lo metto nell'impasto, perché morbidezza e soprattutto conservabilità di questi panini. Quindi abbiamo fatto sia l'autolisi con il grano duro, il burro non l'abbiamo messo direttamente, ma l'abbiamo messo con il roux, e in questo caso i panini, vedrai, diventeranno morbidissimi. Continuiamo ad impastare. Naturalmente ci vuole un po', perché bisogna avere un impasto che non verrà liscissimo, perché il burro deve poi indurirsi un po', ma dobbiamo continuare a impastare. Andiamo con lo zucchero
che sono 20 grammi, continuiamo a bagnarlo insieme in questo modo e alla fine andiamo con il sale, che sono di nuovo 20 grammi. È la giusta proporzione tra zucchero e sale per questa tipologia di panino, per dare perfetto un sapore giusto. Andiamo a far lievitare, dopo che l'impasto è bello omogeneo, quindi andiamo a farlo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente. Un passaggio veloce, vedi che l'impasto, solitamente quando utilizziamo il burro, io faccio sempre un passaggio in frigo, in questo caso no. E abbiamo il burro che non si è indurito tanto, vedi che l'impasto è abbastanza... È vero, si vede ancora un po'. Quindi ce lo schiacciamo, la prima lievitazione è 2 ore totali, ma dopo un'ora andiamo a effettuare una piega di rinforzo, vedi, in questo modo. Semplicemente ripieghiamo l'impasto. Per quindi, quanto tempo devi lievitare ancora prima questo? Prima ora la piega di rinforzo, seconda ora ancora un'ora, eccolo qua, abbiamo il nostro si impasto. Si raddoppia, vedete, esatto. Si raddoppia. È importante perché sennò senza frigo con il burro a casa ci troveremo okay un impasto molto molto, diciamo, appiccicoso. A questo punto che abbiamo un impasto molto lavorabile, andiamo a mettercelo sul tavolo e creiamo delle pezzature da circa 150 grammi, ma dipende poi dalla grandezza che vogliamo farli, ecco. È molto semplice, in questo caso dobbiamo fare in questo modo. Schiacciamo l'impasto, andiamo a chiuderlo leggermente con le orecchie e chiudiamo il panino. Ce lo aggiustiamo, lo chiudiamo in mezzo, quindi ci creiamo un rettangolo, chiudiamo il nostro panino, vedi che venga bello liscio con la chiusura sotto. Ti faccio vedere di nuovo, chiudiamo. E la chiusura, vedi, rimane lasciamo anche sotto. Sì, non è un problema se rimane anche un po' grossolana, perché andremo poi sulla nostra teglia con carta da forno a farli lievitare, naturalmente poi li facciamo tutti. Quanto devono lievitare? Molto semplice. Guardate, fino a raddoppio. Beh, tanto quindi. Sì, un paio d'ore. Un paio d'ore, vedete, diventano... Si raddoppiano. Si raddoppiano di volume. È perfetto, importante ragionare sul volume e non sui tempi, perché a casa abbiamo tutti un po' la temperatura diversa. Per la spennellatura io ho preso 30 ml di panna e un tuorlo d'uovo, perfetto, insieme, perché daranno questo colore non eccessivamente... Panna e uovo. Panna e uovo. Andiamo a spennellare i nostri panini. Così. Eccolo qua. Così gli daranno poi questo colore un rossastro, ambrato, quasi. Ecco, esatto. Non e quanto hanno di cottura? Tanto? La cottura è molto corta, perché sono 150 grammi, quindi dura 10 minuti la cottura. Oh. Quindi a 240 gradi. Adesso te lo faccio vedere. Andiamo 10 minuti. Forno. Quindi intanto col pane si sa, è molto lungo tutto il procedimento di lievitazione, sì, di attesa, ma poi la cottura è sempre molto semplice. La cottura è inversamente proporzionale alla grandezza delle pagnotte. Ma guardate che meraviglia, proprio i panni. Vieni, Lori. Ma poi guarda che meraviglia, la consistenza. E naturalmente, mortadella. Farli. Mortadella, melanzane, ma anche perché no, con la crema pasticcera fatta dolce, no? Dipende, anche dipende. Questo, dipende da quello, perché il panino al burro ma io, Antonella, so già come fartelo a te. Sì. Io salato. Ti metto la mortadella. Ah, non crema e mortadella? No. Le melanzane le vuoi? No. Esatto, no, io non sono tanto... io ho mortadella, capito? Guarda, cioè, sono guarda di... che bello! Eh? Buon appetito! Guarda che meraviglia, questo lo mangio dopo. Devo dire, un ragazzo ha scritto sui social, vorrei che la mia fidanzata mi guardasse come la Clerici guarda la mortadella. E ha ragione, e ha ragione.